La prima udienza del caso di Eitan Biran presso il tribunale di Tel Aviv si è conclusa con un accordo temporaneo sulla custodia condivisa del bimbo di 6 anni, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. Eitan resterà in Israele almeno fino all'8 ottobre, data della prossima udienza, e secondo quanto stabilito il piccolo starà con la famiglia materna 3 giorni e 3 giorni con la zia. Presenti in aula solo il nonno materno, indagato a Pavia per sequestro aggravato di persone, e poi la zia Biran Nirko, che vive in Italia e che ha inoltrato formale richiesta per il rientro del bambino. Nella tragedia della funivia morirono 14 persone, tra le vittime la mamma, il papà e il fratellino più piccolo di Eitan. Intanto, secondo i legali delle due parti, l'intesa raggiunta è volta a mantenere la privacy del bambino, che in questo momento ha bisogno di tranquillità. È soltanto l'inizio di una lunga battaglia per la custodia del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, e il processo segna anche l'inizio di un lungo iter che determinerà il futuro del giovane, perché oltre alla questione della custodia ci sono i risarcimenti che arriveranno ad Eitan una volta che saranno chiarite le responsabilità nell'incidente, ma per il momento a preoccupare la salute psicologica del giovane, in attesa che le udienze riprendano a partire dal prossimo 8 ottobre. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.